Ciao ragazzi, un saluto da Mr. Crypto. Oggi in questo video tutorial andiamo a vedere la nuova implementazione che i ragazzi di Tradesanta hanno fatto in merito a Riling Stop Loss, ma che hanno inserito per il momento solo all'interno dei grid bot, quindi all'interno della colonna sinistra grigia, all'interno dei grid bot abbiamo nei grid bot lo Stop Loss e solo nel bot DCA New, sempre al fondo della colonna grigia. Abbiamo lo stop loss nuovo, il TSL, che sarebbe poi lo stop loss trailing. Ma andiamo a vedere prima di iniziare, in realtà, che cosa è lo stop loss trailing, perché noi sappiamo che cos'è lo stop loss normale. Impostiamo una certa quantità di soldi a cui siamo disposti, che siamo disposti a perdere in un qualsiasi trade che andiamo a fare. Quando perdiamo quella cifra, il bot si chiude. Punto, cifra preimpostata. Il trailing stop loss invece come funziona? Il trailing stop loss è uno stop loss dinamico. Cioè, che cosa succede? Il trailing stop loss segue l'andamento di mercato della coin, sia in salita che in discesa. E sale sopra qualunque extra ordine, infatti, quindi non ha nessun senso usare trailing stop loss con extra ordini. Oppure, se ci sono 3, 4, 5 extra ordini, ma molto vicini di SEO, cioè di step, la distanza che hanno fra di loro, allora si può ancora piazzare uno stop loss trailing. Ovviamente è inutile mettere 20 extra ordini, 15 extra ordini, 10 extra ordini per poi piazzare un trailing stop loss. Non ha assolutamente senso. Questo qui è il blog di Tradesanta, quindi all'interno del blog di Tradesanta vi cercate che cos'è il trailing stop loss ed andate a vedervelo. C'è la spiegazione, spiega che cos'è uno stop loss normale e il disegno vi fa vedere appunto che se impostiamo un 10% di differenza, il trailing segue il picco massimo. Quindi in base al picco massimo lui poi andrà a chiudersi. Quindi lui non accetta queste misure qua che sono le più basse, ma lui prende solo i punti più alti. Dopodiché, dalla percentuale che abbiamo impostato, va a chiuderci il trailing stop loss. E qua sotto ce lo spiega. In questo scenario è importante vedere che prima che tutto quanto scenda, se raggiunge uno stop loss finale del 10% di una posizione, verrà attivato un ordine di vendita quando il prezzo scende del 10% dall'ultimo picco dopo l'acquisto, cioè dalla parte più alta toccata, non dal mezzo. Qua addirittura potrebbe essere più lungo. Qui, dalla parte più alta, lui chiude in percentuale. Andiamo quindi a vederci adesso direttamente come funzionerebbe uno stop loss su un bot attivo. Questo qua è un bot attivo, niente a che vedere con lo stop loss, ve lo sto facendo vedere solo per spiegarvelo. Facciamo caso che questo bot abbia 7 extra ordini. Quindi in questo momento, io che ho il take a profit qua, e che ero partito di first order qua sotto, il mio, questo qui era cos'era? Uno short, era uno short, giusto, perché dovevo andare giù, primo ordine, io speravo andasse giù, piazzo 7 extra ordini e i 7 extra ordini cominciano ad entrare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il settimo entra, questo sarebbe il mio ultimo extra ordine da piazzare se avessi messo 7 e non 30, come ho messo qua, perché vi sto solo spiegando, se avessi messo 7 extra ordini, io ho piazzato qua l'ultimo extra ordine. Ho avvicinato il take a profit, che qua ovviamente, perché il take a profit era qua sotto e voi lo sapete, si è avvicinato il take a profit perché abbiamo piazzato gli extra ordini in direzione sbagliata. Se la moneta continuasse ad andare in salita, si potrebbe parlare di classico bot piantato, cioè io devo per forza aspettare questa posizione. Diverso è se avessi lo stop loss trailing, perché lui qua mi va a breve, tac, al posto che piazzarmi l'ottavo extra ordine, mi chiude il deal, con ovviamente questa perdita. Andiamo a vederci un bot stop loss in trailing già chiuso, così che vi faccio vedere esattamente come ha funzionato. Questo è proprio un bot DCA new, link dollaro, era un long. Questo bot qua, come vedete dalle impostazioni, ha tre extra ordini perché è il classico bot da usare per poter guadagnare su margini molto stretti e veloci. Quindi
quindi un profitto dello 0,2 come take a profit, uno step di 0,5, numero massimo di straordini 3, 60 dollari giocati, martingala 1,05, stop loss finale 2%. 2% perché? 3 straordini ci sono, contando il primo sono 4, 5 per 4, 20, gli lascio un po' di margine, mi deve chiudere quando arriva dopo l'ultimo. Potevo metterci anche 2,2, non è che sarebbe cambiato molto, però per farvi capire. 3 straordini. Cosa succede? 4,56, mi piazza il primo. Al posto che andare in su, il mercato va in giù. 4,54, paf, qua, mi piazza il secondo. 4,51, paf, mi piazza il terzo. 4,51 qua. 4,44, cioè la differenza del 2% che io avevo posizionato, ed ecco che lui a 4,44 mi chiude e mi vende ciò che mi aveva comprato, generandomi a questo punto, perché sono andato ovviamente in direzione contraria a quello che doveva essere il guadagno, una perdita di 4,29 su 360 dollari mossi. Premetto che questo bot di CNU, dalla visualizzazione della grafica, dal grafico che c'è quando poi sono piazzati gli ordini qua dentro che si vedono mentre lavorano, da come è qua sotto visto, per me è un bot perfetto. La pecca la sapete. Adesso io posso solo cancellarlo. Assurdo, vorrei fare restart. Per favore parti, andiamo avanti ti prego. Niente, cancella e vai a rifare. Questo è come funziona il trailing stop loss. Quindi vi consiglio vivamente di andare a usarlo solo su strategie corte, quindi come i ragazzi del messaggio pinnato nella chat strategia dicono correttamente, usatelo solo su strategie molto corte, 2, 3, volete esagerare? 5 extraordini, ma poi non mettetelo più perché non ha senso coprire con extraordini una eventuale possibile perdita, fermandola poi con stop loss. Cioè, a questo punto gli metto 40 extraordini e cerco di coprire fino alla morte e non uso il trailing. O a questo punto metto uno stop loss, punto e basta. Quindi il trailing può essere usato in forma intelligente solo per movimenti veloci. Poi vedete che li vedrete qua, questo è un trailing che sta iniziando adesso. L'ho aperto poco prima di fare questo video, giusto per fare una prova anche con il grid, per vedere come si comporta il grid trailing. Non sta perdendo, questo qui che cos'era? Vediamo un po', un ETH Link Long, sta andando long, eccolo qua come lavora, si vede, guarda, ma è bellissimo il grafico, è bellissimo l'Eikinashi che ci dice delle candele, delle tre candele consecutive, è bellissimo nuovamente come è spiegato qua tutto, questo è uno 0,2 con 0,5, è un 2 extraordini a massimo, è una strategia veloce come vi dicevo, qua mezzo Ethereum più o meno, il secondo ho scelto di mettergli 0,3 ma potevo mettere 0,4 tranquillamente, questo è il giusto calcolo per calcolare il trailing e questi sono le compravendite che lui si fa da solo rispettando le regole che gli ho impostato e il trailing. Questo qua è un long, quindi quando lui andrà sotto di troppo me lo spegne e me lo chiude senza farmi perdere. Ormai questo è un bot in guadagno andato e potrebbe probabilmente continuare ad andare avanti. Comunque ragazzi, questo è il trailing stop loss. Andate veramente nel blog di Trade Santa e cercatevi il trailing stop loss, così ve lo andate a leggere bene, tanto avete capito come funziona. La trovo una cosa intelligente solo su corte strategie e come dicono i ragazzi del messaggio pinnato, usatelo solo sulle spot, sulle daily o su qualunque moneta che voi volete giocarvi quando sapete una direzione certa. Va bene anche usato con un contrapposto, però stiamo proprio giocando su margini veramente stretti di take a profit parlo. Usatelo con attenzione, come tutti gli stop loss, quando lui si chiude, vi chiude comunque una perdita. Va bene ragazzi, mi raccomando, attenzione, giocate sempre solo quello che potete rischiare di perdere. Un saluto da Mr. Crypto e alla prossima. Ciao ciao ragazzi!